Romani, cittadini, la rappresentazione alla quale assisterete va a totale beneficio delle vittime dell'ultima catastrofe. Quale catastrofe non lo so, perché da noi ce n'è sempre qualcuna. Eccoci Luca. Buongiorno, buongiorno al grande Sergio Rizzo. Oggi un corsivo da scolpire e incorniciare e subito una domanda per lui. Ma non è che tutta questa retorica dei sindaci, i sindaci che risolvono, i sindaci che gestiscono, i sindaci che sono vicino al dolore della gente, ci dice invece che i sindaci sono quelli che stanno immersi nel fango, veramente nei guai? Penso a Genova, penso a Roma, penso ai comuni tutti sull'orlo del dissesto e a debiti che non sono più contenibili. Ma dico, qualcuno avrà pure la colpa di questo, no? Penso. Adesso, chi ce l'ha secondo te? Ma insomma, diciamo, i sindaci, perlomeno gran parte di loro, se la prende con lo Stato che gli ha tagliato i trasferimenti, quindi non hanno le risorse, non hanno i soldi, e questo in parte può essere anche vero per in qualche caso, non è certamente il caso di Roma, perché qui c'è un problema che ha a che vedere con la cattiva amministrazione di decenni, non soltanto diciamo di epoca recente, ma addirittura sono pezzi di schegge del passato che sono rimaste conficcate nel bilancio, ma da tempo immemore, insomma, e qui viene fuori anche tutta la pochezza di una classe dirigente che ha governato la città. Una pochezza disarmante in alcuni casi, perché purtroppo Roma non è mai stata considerata la capitale, e non essendo mai stata considerata la capitale è sempre stata trattata come una città sulla quale si potesse come dire fare ogni genere di affare, no? Cioè, abbiamo visto che cosa è accaduto in passato, insomma. Le municipalità sono state trattate alla stregua di serbatoi clientelari, e sono state inzeppate di personale spesso inutile, raccomandati, cioè è così. Cioè, la storia di Roma è una storia purtroppo che è simile a quella di tutto il paese, se vogliamo, no? Quindi la colpa è della classe dirigente in assoluto, la classe dirigente locale è proprio di livello molto modesto. Ma basta vedere anche come sono andate, come è andata l'ultima vicenda del sindaco Marino. No, Marino è diventato sindaco perché Zingaretti non è voluto andare a fare il sindaco. Quindi questa è, insomma, una frase è forte che è il fatto. Ma in cosa ha sbagliato secondo te Marino, se dovessi riassumere? Ma io ho l'impressione che Marino non abbia ben capito ancora che cosa sta facendo, sinceramente. Io penso che lui sia una persona per bene e sia anche uno che è animato da delle buone intenzioni e avrà anche delle buone idee, per carità, però non ne ha azzeccata una finora, attenzione. Forse l'unica che ha azzeccato è stata quella di evitare che ci fosse il solito saccheggio, no, del bilancio a vantaggio dei gruppi consigliari, dei singoli consiglieri, la famosa manovra d'aula, no? Lui è stato, credo, il primo sindaco che sia riuscito a evitarla, e che quella era veramente una cosa scandalosa. Ma per il resto non ne ha azzeccata, non ne ha mandata una in buca. Ancora oggi. A che ti riferisci? Ma insomma, per esempio, le nomine. Cioè, il sovrintendente comunale dei beni artistici, ancora sono 9 mesi, lo aspettiamo. In una città come Roma, attenzione, non è che stiamo parlando di un paesino, no? della campagna veneta, con tutto rispetto. Stiamo parlando di una città che è il cuore dell'Occidente, dove c'è il più grande parco archeologico all'aperto del mondo, no? Tanto per dirne una. Il presidente, il direttore il capo di questo museo, di questo macro, doveva essere uno
Insomma, Roma è una città che se non comincio a pensare che deve vivere davvero di cultura, non so che prospettive possa avere, no? Quindi è chiaro che tutte queste cose devono essere trattate nel modo più intelligente. Non esiste che sono 8 mesi che il macro non ha chilometri. Cioè, lui purtroppo non ha manifestato quella rapidità di azione che in una città come Roma, che veniva da 5 anni in cui era stata letteralmente stremata, probabilmente era necessario, no? Ti abbiamo citato, Sergio, da stamattina, ti saranno fischiate forse le orecchie, soprattutto i numeri che troviamo nel pezzo all'interno, oltre al fondo c'è il pezzo in primo piano a pagina 5 su Corriere della Sera, e sono impietosi. Cioè, non saprei da quale cominciare, se da quello degli affitti, ovvero la spesa per affittare, diciamo, le case e gli incassi per le proprie case, diciamo, sono 40.000 e passa. Le case che vengono. Sì, allora lì c'è da fare un discorso che in parte spiega questi numeri così avvilenti. Il fatto che il Comune di Roma ha ereditato anche molte case dell'ex IACP, che alcune, insomma, diciamo, tante di queste sono occupate da cittadini indigenti, che quindi diciamo, non so adesso quanti pagano il canone davvero, ma. Mm-hmm. Si spiega così in parte, però in parte si spiega così, perché oggettivamente 43.500 appartamenti che diciamo che generano incassi di 52, mediamente di 52 euro al mese, insomma è una cosa che, no, che ti fa chiedere, no, su come è gestito questo patrimonio immobiliare, anche perché se poi lo confrontiamo con i 21 milioni, cioè si incassa tutto questo patrimonio, il Comune di Roma incassa 27 milioni di euro, che sono pronto a giurare molto meno di quanto costa burocraticamente e per le manutenzioni tutta questa roba, no? Mm-hmm. Al tempo stesso il Comune di Roma paga per gli affitti di 4.800 alloggi, perché il Comune di Roma affitta anche alloggi per l'emergenza, la cosiddetta emergenza abitativa. Ebbene, per questi 4.800 alloggi spende più o meno quello che incassa per i suoi 43.000. No, quindi c'è qualcosa che dovrebbero essere 210 milioni in teoria, sì, quelli da incassare. Quindi... sì, no, ma aggiungiamo anche un altro fatto, che forse è il fatto più sconcertante di tutti, è che 1.042 di questi 4.800 immobili appartengono a una persona, mamma mia, che è Angela Armellini. La famosa Angela Armellini, di cui abbiamo parlato tanto tempo nelle scorse settimane, tante volte, no? Vi ricordate la Guardia di Finanza, sì, sì, l'accusata di non pagare l'ICI? Beh, insomma, il Comune affitta da una signora che, dice la Guardia di Finanza, non paga l'ICI 1.042 appartamenti. Cioè, che questo ti apre, come dire, uno scenario agghiacciante, no? Ma uno scenario agghiacciante sul disordine, a voler essere buoni, sul disordine amministrativo, perché se tu non fai pagare l'ICI ad una da cui affitti 1.040 appartamenti, vuol dire che c'è un problema, come dire, no? Di uffici, banalmente. Proprio nei giorni, quindi, in cui la grande bellezza dovrebbe, cioè, si sta avvicinando all'Oscar, non c'è una cosa che funziona, questo dai tuoi numeri emerge, perché poi ovviamente ricordi anche la vicenda dell'ex comandante dei Vigili Urbani Giuliani, le municipalizzate, abbiamo ascoltato anche poi nei giorni scorsi, abbiamo letto di Ama, per esempio, 1.400 dipendenti che sono in malattia ogni giorno, la differenziata richiesta che non funziona, non c'è una cosa, da dove inizieresti? No, la cosa che più colpisce è che la principale opposizione non l'hanno fatta i 5 Stelle, ma Linda Lanzillotta, che di quella città è stato assessore e amministratore, e che ora è in scelta civica e che ha pronunciato un intervento in Senato da mettersi le mani nei capelli, in cui ha detto non c'è pareggio di bilancio, le municipalizzate stanno portando a fondo il Comune di Roma, e la Lanzillotta è contraria al rifinanziamento del Salva Roma, perché dice che sarebbe una sorta di trasfusione
che non risolve i problemi strutturali del bilancio. Guarda, io questa cosa qui la sto scrivendo ormai da due giorni, cioè secondo me tanto vale farlo fallire se diciamo se il salvataggio non è affiancato da un intervento, come dire, drastico, no? che riporti, che riallinei le entrate con le uscite. Basta dire che il disavanzo strutturale di Roma, che dicono loro, io non lo so, ma in base sui dati che danno loro, è 1.200.000.000 l'anno, cioè vuol dire che con questa situazione, diciamo senza toccare niente, ogni anno il Comune di Roma ha un deficit, no, di 1.200.000.000 di euro, vale a dire che perde, come se fosse un'azienda che perde 100.000.000 al mese, no? Sì. Gli stipendi di ATAC, AMA e ACEA sono 1.250.000.000, cioè e sono già da questo numero tu capisci che la cosa è assolutamente insostenibile. Allora io credo che intanto Roma è una città che ha un stato dei servizi che è molto scadente, quindi sì, io ritengo che sia indecente che una capitale, poi qui torniamo sempre al punto di partenza, ma Roma è una capitale, ma Roma viene percepita come una capitale da tutto il resto del paese, no? Questo è l'interrogativo principale, ma io penso che comunque sia una capitale occidentale, non può permettersi di avere, basta andare a Parigi, a Berlino, a Londra, cioè a vedere come la pulizia delle strade, come sono i servizi di trasporto, cioè. Allora, quindi io intanto ritengo che sia impossibile continuare a dare dei servizi così scadenti a questa città. Teniamo presente che qui ogni anno arrivano 33 milioni di persone dall'estero, quindi è anche un problema di figura, di reputazione internazionale. Io quando salgo sul 64, zeppo di turisti, e questi poveretti sono accalcati come le sardine, cioè io provo una profonda vergogna, se devo essere sincero, perché non penso che ci facciamo che la nostra immagine all'estero, no? Beh, allora dovrebbe essere un simbolo, essendo la capitale. Quindi secondo me bisogna intanto riportare, diciamo, a un livello di decenza il rapporto tra il cittadino e chi eroga il servizio, no? E come fai a fare questo tu? Secondo me c'è soltanto una strada, solo una. Qual è? Bisogna introdurre il principio che i dipendenti pubblici possono essere licenziati, cosa che oggi non è possibile. No, oggi perché c'è questa situazione qua? Ma non soltanto nel Comune di Roma, in tutta Italia, diciamo, nei servizi. Perché è passato, ormai c'è questo principio affermato da decenni, per cui il dipendente pubblico una volta che entra lì non si può più toccare, anche se commette, diciamo, delle gravi irregolarità, se si macchia di reati, cioè, non si può toccare, no? Abbiamo visto casi di bidelli che ritenuti colpevoli di aver violentato studentesse che sono stati semplicemente spostati di scuola, no? Sì, sì. Abbiamo visto, che ne so, io ci sono dei casi meravigliosi. Hai visto veramente di tutto, tu possiamo dirlo, bro. Professori universitari, adesso non faccio i nomi, sono anche abbastanza famosi, professori universitari condannati in via definitiva per corruzione, che sono stati, una volta scontata la pena, reintegrati nel posto di lavoro perché non avevano commesso il reato all'università. Abbiamo visto che adesso la regione Campania negli scorsi anni 7.800 dipendenti hanno avuto tutti quanti la progressione orizzontale, vuol dire l'aumento di stipendio non legato, diciamo, al merito. Gli unici che non hanno avuto l'aumento di stipendio sono stati i 200 condannati in via definitiva per reati penali, che comunque sono rimasti nell'amministrazione. Cioè è un sistema che non può funzionare, no? Cioè, allora bisognerebbe introdurre un criterio molto semplice, cioè il dipendente pubblico, come nelle aziende private, se non si comporta bene, se non svolge attentamente il proprio lavoro, se non dà delle prestazioni in linea con lo stipendio per cui è pagato, è a casa. Cioè, e una domanda voglio farti, da quel che vedi,
privatizzeresti le municipalizzate? Se sì, quali? Se una, due, tre? Ma dipende. Allora, intanto cominciamo a dire che sfido chiunque a trovare un privato disposto a comprare l'ATAC o l'AMA, no? L'ACEA forse, diciamo, no? Anche se pure lì. Però il punto, secondo me, non è tanto la questione di ideologica, no? Privatizziamo o non privatizziamo. Perché il problema è se un servizio è efficiente o meno. Io credo che sia possibile dare servizi efficienti anche se, cioè, non necessariamente se l'azienda è... Ecco Sergio, ti interrompo un istante, no? Perché abbiamo il vice sindaco Luigi Nieri in collegamento, sì. Luca, con sì. Noi. C'è il vice sindaco Luigi Nieri che si è staccato da una riunione. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Luca Devese e buongiorno agli altri. E Sergio Rizzo con c'è noi. Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Luca. Che cosa avete da dire a vostra discolpa? Così, proprio per... Parlo loro, io. Non c'entrano niente, loro non c'entrano sì. Niente però, diciamolo. Vice sindaco, sì. Prego. Ah, ecco, no, non sentivo bene. Ma io penso questo. Queste aziende negli ultimi anni sono avvenute delle cose terribili. Non lo dico io, lo dicono le inchieste anche della Procura della Repubblica. Ovviamente in una situazione che era già complicata, la storia di Parentopoli, è chiaro che assumere qualche migliaio di persone, oltretutto non nei luoghi operativi, cioè nel senso come autisti all'ATAC o come nel servizio di raccolta dei rifiuti o dello spazzamento, è chiaro che era già diverso. In realtà purtroppo i parenti erano solo impiegati e per cui questo è chiaro che ha determinato un colpo pesante per queste aziende. La scelta però che abbiamo fatto... 4.000 assunti? 4.000 sì. Assunti fra il 2008 e il 2010, quando la situazione del deficit era già profondata, esatto. Diciamo. Allora, diciamo questo, che noi abbiamo immediatamente chiarito qual è... infatti su questo diciamo che la critica... di Rizzo è stata un po' ingenerosa, nel senso che noi abbiamo subito chiarito che vogliamo rendere efficienti queste aziende e per cui il problema non è assumere ma è renderle efficienti mandando anche nei luoghi operativi le persone che sono state assunte in modo improprio e sono state messe negli uffici e ovviamente negli uffici non servono assolutamente perché c'è una sproporzione incredibile in queste aziende di impiegati rispetto agli autisti o agli operatori che appunto fanno raccolta o la raccolta differenziata o lo spazzamento o la raccolta dei rifiuti in genere. Questa è stata una scelta molto chiara, un'indicazione molto chiara immediatamente anche il presidente dell'AMA Fortini è stato ha tirato fuori i dati, per cui insomma stiamo cercando di rimetterle in sesto. Adesso detto questo, io ho qualche dubbio in più invece che non ci sia un interesse ad acquistare queste aziende e a metterle sul mercato e io invece sono uno di quelli, per cui lo dico proprio apertamente anche se so che di fronte a un editorialista tra i primi in Italia che in questo periodo ha preso posizione ripetutamente, io penso che queste, se noi vogliamo avere una città che si rimette in sesto, queste aziende sono le braccia operative. Roma sarà rilanciata se noi riusciamo a vincere questa scommessa, non se scegliamo la strada che sembra la più semplice, che è quella appunto di vendere e che poi sarebbe di svendere, perché io penso che nelle condizioni in cui stanno queste aziende comunque sarebbe un errore fatale venderle per tutte, compresa anche la CEA. Per una ragione molto semplice, che ovviamente sulla partita dei rifiuti e dell'energia si gioca forse la grande partita economica di questa città. Allora noi vorremmo provare a gestire complessivamente il rilancio di Roma, che passa attraverso alcune cose che abbiamo impostato immediatamente come siamo arrivati, cioè un rilancio
della vocazione turistica di Roma, del far emergere le bellezze, e per questo siamo partiti con tirando fuori dai cassetti il vecchio progetto del Parco dei Fori. Non abbiamo inventato niente, perché insomma il famoso progetto dell'allora sindaco Argan, del sovrintendente La Regina, per cui parliamo, però che immediatamente proprio hanno portato anche subito dei benefici, per cui questa è una grande occasione. Dopodiché però, per fare questo, noi abbiamo bisogno di aziende che riescano a sopportare il fatto che lì, che insomma Roma riesca a collocarsi ad esempio nel campo dell'accoglienza come le altre grandi capitali europee, come Berlino, come Londra, come Parigi, insomma, perché abbiamo troppe persone che visitano Roma in meno di queste città. Questo è l'obiettivo. A questo ovviamente c'è l'intero settore dell'economia che dobbiamo riuscirla a rilanciare. Chiedo a Saggiorizzo se è una domanda per il vice sindaco. Ma guarda, intanto io ne avrei tantissime, ovviamente, no? Perché è chiaro che in questa situazione bisognerebbe spiegare tante cose. Però volevo fare due considerazioni. La prima riguarda, diciamo, il piano di Algan, e lì sarei curioso di capire in che direzione si va, perché francamente io, che sono stato uno dei primi sostenere con entusiasmo questa tesi, per me il centro di Roma da Piazza Venezia fino a Caracalla andrebbe tutto chiuso e pedonalizzato, no? Capisco che la cosa non è che sia facile, però cioè, detto questo, io però non mi sono accorto di un grande cambiamento, anche perché diciamo si va ancora in macchina tranquillamente fino a Largo Corrado Ricci, dopodiché dopo continuano ad andare gli autobus, l'auto blu, tutte le cose, eccetera, quindi io non mi sono proprio accorto di queste cose. Lo dico con una certa delusione e vorrei capire in che direzione si va, cioè se questo è la premessa per fare una cosa seria oppure se è semplicemente una cosa di facciata. Questa è la prima cosa. La seconda riguarda le municipalizzate. Io so benissimo qual è la situazione e concordo con il vice sindaco, cioè non è che tu una nave così grande, no, perché ricordiamo che Atacama e Acea da sole hanno 32.000 quasi dipendenti, no? Non è che tu la sposti, cioè non è come la Costa Concordia, capito? Tanto per capirsi, no? Sì. Quella è da sbattere sui scogli perché non c'è neanche lo spazio per girare, no? Cioè il problema è enorme, gigantesco, e loro, ripeto, questa amministrazione, lo dico con chiarezza, non c'entra niente. Nel senso che loro si sono trovati davanti a una situazione che forse neanche immaginavano. Una nave che già stava affondando. Neanche immaginavano quale poteva essere. Io sono sicuro di questo, no? Quindi non posso muovere dei rilievi a loro sulla situazione di queste aziende, eh? Però mi aspettavo sinceramente un segnale un pochino più visibile. Per esempio, no, i trasporti. Io continuo a pensare che una città che diciamo ha 3 milioni di abitanti, no? E che incassa di biglietti la metà di quello che incassa Milano, che ha 1.200.000 abitanti, soprattutto avendo un traffico di turisti, un passaggio di turisti che certamente non è paragonabile a quello di Milano, sia una cosa un pochino curiosa, no? Ho sentito stamattina che l'ADAC ha 70 controllori su 12.000 dipendenti, no? Allora, la domanda che io mi sono sempre fatto è: ma perché non possiamo fare come negli altri paesi dove il biglietto si paga, no? All'ingresso. Io certe volte, io prendo l'autobus, a me è capitato talvolta di non poter neanche obliterare il biglietto perché le magliette erano rotte, non una volta sola, diverse volte. Cioè, come dire, quello che è mancato, credo, no? È un segnale forte, perché, dico la verità, ma io non mi sono accorto del cambio di amministrazione per quanto riguarda i servizi, anzi, se devo dirla proprio tutta, mi sono accorto anche di qualche lieve peggioramento, per esempio per la pulizia di certe zone della città, e questo non va bene perché io penso che se un sindaco volenteroso, bravo come certamente Fino, vuole cambiare passo, lui deve dare subito il segnale alla città che si cambia passo, non il segnale che si sta cercando soltanto di tamponare, diciamo,
quello che non va. Questo è, diciamo, il mio punto di vista. Che dice Nieri? Ci sarà questo cambio di passo? Allora, mi prendo la critica sul secondo punto, la incasso, perché è giusto così, tenendo conto che noi stiamo, e io sono convinto che prestissimo ci saranno dei segnali in questa direzione. Prestissimo perché? Perché è evidente, l'abbiamo fatta pubblica la polemica sul fatto, l'abbiamo aperta noi, anzi, la polemica sul fatto che incredibilmente erano stati, è stato smantellato nei precedenti 5 anni il servizio dei controllori, di chi controlla all'entrata delle stazioni o anche sui mezzi. Ma perché? Perché era stato fatto? Assumevano persone e toglievano controllori? Perché sono stati anni così di allegria, insomma, le aziende erano, ma è evidente, scusate, ma se adesso io sinceramente, con il rispetto di tutte le persone, ma insomma, se si sono assunte le cubiste all'ATAC, è chiaro che vuol dire che in quegli anni è successo qualcosa di complicato, che adesso noi dobbiamo rimettere in sesto. Allora, io per esempio penso che noi dobbiamo creare un servizio, cioè dobbiamo rieducare tutti che l'autobus, la metro, il servizio del trasporto pubblico nel suo complesso, chi lo prende, dobbiamo portarci sempre più persone, lo deve pagare, perché oltretutto rispetto a altre città italiane costa anche poco, per cui quel poco bisogna pagarlo, perché è il minimo. Allora adesso stiamo facendo proprio tutta una serie di, anche proprio di piccole innovazioni, si entra davanti, insomma, oltre proprio al controllo. È chiaro che io sono convinto che proprio nelle prossime settimane, su una vicenda che, come dire, che è vero che c'è una complicazione dentro queste aziende, che non si riesce a dare un input e immediatamente questo input diventa operativo. Insomma, questa è stata la prima cosa che come dire, i mesi sono serviti a questo. Sulla vicenda dei fori invece voglio rassicurare Stella, perché Rizzo. In realtà... Come? Rizzo, perdone. Ah, perdoni, sì. No, cioè, perché la colpa è loro, perché hanno scritto troppe cose insieme. Chiedo scusa. In realtà, qui c'è invece proprio l'inizio di un grande progetto, di quel progetto lì. Noi abbiamo già fatto la richiesta, adesso è cambiato il governo, ma insomma qui noi abbiamo richiesto per esempio di eliminare il vincolo, perché paradossalmente sempre in quegli anni si era messo anche il vincolo su questa striscia di asfalto. Noi abbiamo iniziato, la seconda fase che inizia adesso è proprio quella che elimina completamente il passaggio lì, fino a che non iniziano gli scavi. Noi ci dobbiamo veder passare solo i mezzi, che speriamo presto siano anche elettrici, i mezzi pubblici. Beh, siamo in un ritardo folle per Vicentino, però una domanda gli ascoltatori vogliono sapere sui toni che sono stati utilizzati dal sindaco Marino, la risposta di Renzi, com'è lo stato d'animo dell'amministrazione? Ma guardi, allora noi ovviamente siamo il sindaco soprattutto si è molto arrabbiato, perché è chiaro che la cosa non è avvenuta in questa settimana. Noi siamo appresso a questo decreto da ottobre, poi i toni vanno sempre misurati, bisogna sempre misurarli, però è chiaro che da ottobre approviamo il bilancio, che voglio ricordarlo, abbiamo approvato il bilancio a fine anno, il bilancio preventivo, e questa già è un'anomalia incredibile. Abbiamo approvato il bilancio su un bilancio che abbiamo dovuto approvare, che ci aveva un 800 milioni in meno, che erano stati, come dire, la precedente giunta non si era resa conto che aveva continuato a spendere nonostante c'erano stati dei tagli a livello nazionale per 800 milioni. Allora, sinceramente, dopo mesi e mesi vedersi, e dopo aver approvato il bilancio, e poi un'altra cosa che noi non siamo riusciti a, non so perché in Italia le cose più semplici non si riescano a spiegare, è sicuramente una colpa nostra, se non lo sapete voi. Ma Roma non ha con anche il
provvedimento che sta mettendo in campo e che insomma speriamo che oggi sarà approvato, Roma non avrà un euro in più dallo Stato, perché sono fondi che stavano già a Roma e che servivano solo queste norme per poterli mettere in campo. Erano i fondi dati all'epoca a Roma nel 2008, che i cittadini romani hanno dovuto pagare circa 500 milioni per avviare il commissariamento dei debiti. Per la prima finirla, crisi. La vera battaglia, come dire, il vero tema, io penso che, insomma, e su questo mi auguro di avere grandi firme anche nazionali, è che finalmente a Roma usciamo da questa fase di emergenza e finalmente Roma diventi la capitale del paese veramente, non solo cambiando il nome sulla carta intestata, com'è Parigi per la Francia, com'è Londra per la Gran Bretagna. Questa è una speranza che abbiamo. Luca, se hai un'ultima considerazione per Sergio Rizzo, per il vice sindaco Nieri. No, la cosa che mi preoccupa è che Nieri mi sembra, come dire, molto disperato, cioè siamo arrivati, cioè molto preoccupato, mi sembra che non ci sia una via, ecco, comunica l'idea che in questo momento siamo appesi a quel decreto e che non ci sia una possibilità di inversione della tendenza in poco tempo. Volevo capire se ho sbagliato, se è un'impressione sbagliata. Beh, più che sbagliato, ho sbagliato io a dare questa impressione. Il decreto è importante perché ovviamente, è chiaro, serve per, come dire, per ratificare l'approvazione del bilancio 2013. Per il resto io invece credo che Roma ha delle grandi potenzialità. Ha grandi potenzialità, grandi possibilità, abbiamo impostato ormai sinceramente, insomma, abbiamo anche... è vero che noi abbiamo solo dato avvio al Parco dei Fori, però vi posso assicurare che solo quel dare avvio, e adesso si apre la seconda fase, ha messo in moto più turismo a Roma. Cioè significa che la vocazione di Roma in campo internazionale la stiamo rimettendo al centro. Per troppo tempo Roma era mortificata in questa direzione, cioè pur avendo i beni archeologici, avendo il parco archeologico più grande e più importante del pianeta, si pensava a fare un altro parco a tema, un'altra Disneyland. Ecco, io penso che si è umiliata in questi anni Roma, e noi dobbiamo far emergere nuovamente invece un orgoglio di essere romani e cittadini di Roma. Perché e quando parte la seconda fase del parco? Quando parte subito, nel senso che veramente qualche settimana e noi siamo in grado di far partire la seconda parte, perché è giusto che fino a largo Corrado Ricci e vedendo passare davanti e sopra tutte le auto blu oppure tutte i tassi, non va bene, perché quello è la seconda fase, dà proprio l'idea finalmente di una pedonalizzazione vera. Una bella discussione, un bel tavolo, lo concludiamo con un grosso in bocca al lupo ovviamente a Nieri e speriamo che le cose possano andare come Sergio Rizzo ci ha auspicato che vadano, dopo aver analizzato anche i suoi numeri e come auspica ovviamente anche lei. Quindi grazie al vice sindaco di Roma, grazie Luigi Nieri. Grazie a voi e mi scuso con Rizzo per aver sbagliato. Grazie mille a Sergio Rizzo del Corriere della Sera. Grazie. Chiediamo un'ultima valutazione a Sergio, che ha ascoltato, che cosa pensa di quello che ha sentito? No, cioè, penso che c'è sicuramente una buona volontà, no? Questo mi pare indiscutibile, e che io veramente comincerò a pensare che ce la facciamo quando vedrò che salendo sull'autobus dell'ATAC uno paga, se non ha il biglietto già in tasca, uno paga all'autista, come succede a Parigi, a Londra, a New York. Cioè, citavamo Barcellona, che non è un problema. O Barcellona, cioè questi sono dei segnali che uno si aspetta, no? Non tanto che arrivino 250 controllori in più, che va benissimo, per carità, ma diciamo che molto più semplicemente si adottino quelle regole che in tutti i paesi del mondo poi fanno funzionare i mezzi pubblici, i servizi e le cose. E questo è il segnale che io mi aspettavo, non è che volessi, cioè tanto per capirsi, il cambiamento di colore delle vetture dell'ATAC non è un segnale, no? Il segnale è un altro, il segnale è quando uno paga il biglietto.
fine. Sarà d'accordo, ma è chiaro anche nel tuo pezzo, inizi con l'eredità pesante di Marino e poi concludi con la tua preoccupazione più grande, quella della scarsa prontezza di riflessi, mi pare di aver capito, insomma questo è il grosso problema. Sergio Rizzo, grazie. Grazie a voi. A prestissimo, Sergio Rizzo, sul Corriere della Sera, oggi fondo e pezzo in primo piano a pagina 5. Luca, ci fermiamo per viabilità, pubblicità, GR, siamo un po' in ritardo, ci ritroviamo fra poco, va bene? Sì. A tra poco. E il sindaco alemano Ignazio Marino recita così: a Romani contro sindaco alemano Pinocchio, votate Marino, Roma non fa stupida stasera, viva Pagliata, viva il pesto, pesto è ligure, vabbè, ma c'è un importante ritorno del sindaco alemano che dice così: non diciamo fesserie, non diciamo fesserie contro il pericolo Marino Ignazio che invadrà la Roma e anche la Lazio. La Roma di stamattina manco marzio, la Roma di stanco mortio, la risposta sono parole chiare. Assieme a palla nati a zona a pozione civile, se no chiama esercito. Teleselezione.